Ciao a tutti amici di AnyRacing, benvenuti qui ad Assen, pronti per seguirmi in un giro del World Superbike 2014. Allacciate bene il casco e venite con me. Eccoci sul rettilineo di partenza di Assen, qui è un rettilineo non tanto veloce, si arriva in quinta marcia e si scala fino alla seconda, per una curva molto difficile perché ti porta sempre ad entrare troppo forte. L'uscita è molto importante perché serve avere una buona linea per affrontare la curva 2-3 dove si arriva in terza marcia. A moto piegata si torna in seconda marcia per una lunghissima curva sulla destra dove dopo metà gara ti senti quasi ubriaco. Scali in prima marcia, l'unica curva della prima marcia per un tornantino a sinistra, veramente credo uno dei più lenti del campionato e anche meno divertenti. L'uscita invece è molto, molto più piacevole e si inseriscono tutte le marce fino alla sesta in un rettilineo che non è realmente dritto. Arriviamo in una variante molto molto bella e tecnica dove si effettua in quarta marcia. È molto difficile perché l'asfalto è molto sconnesso, in questa curva a sinistra si inserisce la terza marcia ed è importante riuscire ad avere una buona percorrenza e impostare questa curva a destra in una buona linea, sempre in terza marcia. Qui è molto importante uscire perché si ha un breve rettilineo anche se la moto non rimane mai dritta e si impenna tanto, si appoggia alla quarta marcia per poi tornare in seconda. Entra in una serie di curve molto, molto difficili ma molto importanti, tutto seconda, si tira ancora la seconda per questa curva, per questa doppia destra dove si inserirà la terza marcia a moto completamente piegata, la moto scivola, non c'è grip ma è molto importante uscire forte per questo breve rettilineo dove si affronta questa velocissima curva da quinta marcia sulla destra quasi piena. Si inserisce la sesta e si arriva in una variante molto molto difficile perché si toglie il gas nel cambio di direzione e si scalano due marce. L'ultimo curvone è uno dei più tecnici dell'intero mondiale, quarta marcia, cambia raggio diverse volte. È importante uscire con una linea ottima per poi inserire la seconda marcia e avere diciamo una trazione perfetta per l'uscita sul rettilineo di partenza dove siamo partiti prima. E questo è il giro e abbiamo finito. Vi aspetto per un nuovo giro di pista ad Imola. Ricordatevi di fare il vostro pronostico sulla app SBK AnyCup 2014.